A killer track from a studio coming through a stereo while they catch a ass on the video. Bass feel lights pumping sounds in the crowd while you rock the scene. Io innanzitutto saluto Jacopo Giavenni che seguirà le altre partite, a cominciare da Parma-Lazio. Le vogliamo ricordare, Jacopo? Ciao Fulvio, buon pomeriggio. Buon lavoro a tutti. Sì, ovviamente big match Parma-Lazio, ma ne seguiremo tante altre, ovvero Brescia-Cagliari, Catania-Bari, Cesena-Palermo e Lecce-Sampdoria. Allora, poi, ce la fai. Ricordiamo anche il posticipo importantissimo tra Napoli e Bologna. L'ha già fatto prima Elio Corno, lo ha ricordato già il Napoli di Lavezzi. Vediamo e sentiamo. Catania-Bari, Cesena-Palermo e Lecce-Sampdoria. Allora, poi, ce la fai. United Milan, il nostro Giavenni è là. È a Manchester e praticamente in tempo reale ci farà arrivare l'intervista a Leonardo, l'intervista ad Ambrosini, l'intervista a Gagliani. In quale night dobbiamo collegarci? Fra poco ci collegheremo. Lo so che tu non ti fidi che già vedi, ma in un perfetto inglese. Sarà qualche night di qualche esatto, gay. Ci testimonierà la sua presenza inglese. Sarà qualche night di qualche esatto, gay. Esatto, ci testimonierà. No, quale... magari esatto, in quale localaccio sei? In quale localaccio sei? Pieno di birra, ubriaco, fradicio. Non è sei alla birreria di Assago. Aspetta, facciamogli rispondere. Vabbè, dai, dacci le novità, dai, veloce, su. Quindi dove sei che non sai i risultati? No, ma non credeva, è ironico, non credeva che l'Inter potesse pareggiare. Ma dove sei, al Nai? Ma sta scherzando. Oh, sei nella toilette di un Nai? No, io non faccio queste cose. Diamo le immagini che hai girato, sì, complimenti. No, si chiama Francesco. No. Eh? È con Francesco. Nessuna bionda. Rispondi! Mi spiace per voi, nessuna bionda. Sarà. Mi spiace per te. In regia, sai che noi abbiamo un occhio vigile della telecamera, oltre al nostro Fuschini, Farinelli, Vivarini, Penati, c'è Jacopo, scusami. Un cameriere abbiamo. Scusa, dopo pronto ci porti, a servirci tutte ci le notizie del mondo. Una bibita fresca, per piacere. Tutti. Una bibita Jacopo, fresca una bibita vuole fresca. Corno. Per cui ovviamente. Un caffè per me, tu cosa vuoi? Bibita fresca. Bibita, due bibite tu? Caffè. Due caffè, due bibite, Giavenni, grazie. Di moda, Elio, vedo che sei rimasto ancora agli anni 40. Ma sei rimasto ancora agli anni 40. Ma... caro amico, a parte c'è proprio la classica giacca da cameriere. Sto scherzando. Anche quando cammini. Dopo dimmi cosa vuoi che ti porti, se vuoi ordinare dopo. Problema muscolare, abbiamo il nostro inviato a San Siro, Jacopo Giavenni. Ciao Jacopo, benvenuto. Buonasera Giovanna, buonasera a tutti. Allora, caro Giovenni, ci ha già raccontato... Buonasera Giovanni, buonasera. Cioè, fa così, eh? Ah sì, fa così, prova a dire buonasera. Buonasera. Bella la vita, con 20 gradi in studio, vieni qua con meno 20, va. Oh, cos'è che ha detto? Bella la vita con 20 gradi in studio, vieni qui che fa meno 20. Ascolta, ascolta. Perché ha la mandibola, voleva spiegarti che ha la mandibola. Ascolta, Giovanni, c'ha l'occhiolino, sta facendo l'occhiolino. Io, Padovan è buon testimone, e anche lui gli è capitato. Abbiamo fatto partite a meno 15, meno 20. Abbiamo fatto partite a meno 15, meno 20. Mosca, Torino. Dici anche no. Anche no. C'erano solo loro due. No, ma guarda che era. Cioè vestiti col passamontagna, con i guanti. Con i guanti di lana tagliati per poter scrivere su. State dicendo, questo qua perché lì a meno zero e a zero gradi. A 100% centigradi. Ma vergognati. Io non bevo la grappa, io non bevo la grappa. L'unica cosa è che devi mettere un cappello. Se no ti si congela quella poca materia grigia che ti circola. Nella scatola cranica. Io non bevo la grappa come te. Cos'è che ha detto? Che non beve la grappa come te. Io sono Stelio, che è un'altra pirlata. Allora, Giavenni. Ecco, come ride. Giavenni, allora, aspetta. Meno 20, dai. Ti imita bene, però. Giavenni. Ma che campionati seguivi, Elio? Quelli russi e
le due Kazakistan. Se te non ti preoccupare, cosa seguivo io? Allora, no, dice Padova, cos'è che dicevi, direttore, che lo imita bene? No, che io ho una vocazione, cioè è bravo a imitare. Vabbè. La prossima volta farò io la sua imitazione, allora. Nella vicina prima, va bene. No. Giovanni, io ti ho capito perfettamente. Allora, guarda. Ho capito perfettamente. Ho capito tutto. E ho capito anche che rimani in preascolto, giusto? Sì, sì. Sì, mettete un amplifon però per corna, perché sì, sì. Non staccare la spina. No. Non staccarla, se no ti si spegne quella poca roba che c'hai nel cervello. No, ce l'hai attaccata la spina, ce l'hai attaccata la spina. Ciao. Giovanni, resta lì per ascolto. Allora, sì, per ascolto. Io ho perso. Raffi, capito bene, c'è una domanda per te. No, no, nessuna domanda. Ascolta, ti do un consiglio. Nei prossimi giorni mettiti in ferie. Chiedi addirittura già adesso al tuo direttore. Perché se ti becco, quando entri, ti faccio vedere io come bevo la grappa. Pirra d'un pirra. Facciamo la gara. Lui è Dio anche recentemente. Il presidente su simpatico. Real e Ronaldinho, sì, prego. Neanche simpatico Berlusconi. Però Giavenni l'ho visto un po' in soggezione sulle domande. Stavo riprendendo. Gli ha fatto, delle domande pazzesche. Ero anche impegnato. Però scusate, adesso voi fate i fenomeni. Cioè, però se Jacopo Giavenni, da bravo cronista, stanotte alle 3 era lì, non fosse stato davanti Giannino al freddo e al gelo. Io alla sua età. Stavo altro che lì con il taccuino, non con la telecamera. Beh, che camera, lui appunto ci ha portato, video. Noi ce l'abbiamo, Berlusconi, caro Elio, altri non ce l'hanno, grazie a Jacopo Giavenni. Perché magari a casa non hanno capito, ma io sto facendo così con lui, non perché... Ma io lo so, ti tengo conto. Io faccio così con lui, perché lui, quando gioca l'Inter... Non è vero. Vediamo, vediamo. Si presenta così, prima che inizi la partita. Cioè, non lo vedi per tutto il giorno. A 3 minuti prima che inizi la partita, arriva così. Aspetta che do spazio a Elio. Inquadratelo stretto, però. La camminata non è mai uguale. Però, vabbè. Io vengo a salutare perché sono educato, cioè non è che... Tu dici che fai il gufo? Fa il gufo! Io vengo a salutare perché non sono il microfono, educato. Non hai il microfono, non hai il microfono. Con quel sorriso lì che mi fa venire una roba che gli tirerei un cazzo. Vabbè, ma scusa, perché no? Bisogna essere tristi. Poi l'Inter vince, perché è regolare, quando vince scompare, non lo vedi più. Non è vero. Quando ieri l'avete cercato... Stiamo seguendo qui in studio, cambio gomme ancora una volta. Cosa ridi, corno? Ancora una volta. I meccanici della Ferrari, velocissimi, lasciano davanti Alonso, dietro Vettel nel Gran Premio di Singapore. Saluto Jacopo Giavenni. No, ma non fare così, corno. Cosa gli ho fatto? Cosa gli hai fatto? Gli ho riempito di acqua il sedile. Si è seduto sopra. Ma no, come alle elementari. Come alle elementari. Ieri sera, ma dietro le quinte, davanti. Faceva Roma, hai capito? Adesso punizione. Questo non è vero. È vero, è vero. Non mi ha mai visto nessuno. Così impari. Allora, ciao, le studio. Altre partite. Oh, per forza. Noi, sì, sì, stiamo giocando bene. While you rock the scene, yeah, you gotta be